Sta per iniziare ora l'incontro intitolato Nel paese del bel canto con Quirino Principe. Buona storia a tutti. Buongiorno. Comincio, non per colpa mia, con 20 minuti di ritardo. È chiaro che il titolo Il paese del bel canto va posto tra virgolette. Primo, poiché sembrerebbe un'indicazione axiologicamente positiva, affermativa. Ecco. Secondo, perché ho sempre odiato a morte, visceralmente, certe espressioni che riguardano la musica, per esempio l'opera lirica, lirica, cosa ci sia di lirico, eppure si continua a parlare di enti lirici, no? Appassionato di lirica e così via. Teatro d'opera è teatro, non è lirica. Così la questione del bel canto, il bel canto è, ahimè, una tendenza di gusto, più che una pratica musicale, un concetto generale, soprattutto di origine straniera e non italiana, che riguarda qualcosa di detestabile dal mio punto di vista, che spero scomparso per sempre. Ecco, e aggiungo a questo punto, a titolo generale, che tutte le mie affermazioni sono assolutamente mie e ne porto la totale responsabilità. Sono assolutamente estranee a qualsiasi intenzione da parte di chi organizza il festival storico e non vogliono essere naturalmente delle provocazioni, sono però delle constatazioni. Poiché io sento di essere veramente laico, nel senso più estensivo della parola, laico in tutti i sensi, anche negli aspetti quotidiani della vita, non impongo nulla a nessuno e non faccio proselitismo e non costringo alcuno a credere o a seguire un orientamento, ma reclamo la libertà, oggi fortemente minacciata, di dire ciò che penso. Scusate, soltanto questa brevissima intrusione in questioni politiche, ma tra virgolette politiche. Ecco, io mi sento profondamente solidale, per esempio, con una donna che io ammiro moltissimo e che non ho mai conosciuto in vita mia e che è la presidente della nostra regione, la signora Serracchiani, che con coraggio ha detto una cosa ovvia, ovvia, di quelle che chiunque pensa, ma forse non ha il coraggio di dire, poiché c'è l'intimidazione del politicamente corretto, ed è stata vergognosamente fatta a brani, quindi onore e lode a questa donna coraggiosa e molto intelligente. E devo parlare di un argomento che non è propriamente trattabile da un punto di vista storiografico, è trattabile per quanto riguarda la sua origine, ma è così aperto ed è una ferita aperta oggi che direi più che la memoria storica, che però è indispensabile, anzi è indispensabile per indicare parte delle responsabilità, e il da farsi, il famoso che fare di Chernyshevsky, visto in omaggio alla precedente e molto prolungata presenza. Noi dobbiamo soprattutto partire dalla situazione per cercare di intervenire. Di intervenire come? E lo dico subito. Apro quindi la linea che ho tentato di tracciare, che è indubbiamente una linea di carattere storico più che storiografico. Anche qui, e qui poi è l'ultima premessa che faccio, anche qui sento il dovere di assumermi la responsabilità unica, probabilmente, di ciò che io penso della storia e di come noi dobbiamo cercare di considerare la storia. È molto frequente, ma direi è quasi istintivo, no? Lo si fa a occhi chiusi. Qualunque cosa noi pensiamo applicata a dei fatti, la vediamo come una sequenza che parte da sinistra a destra, o da destra a sinistra, se siamo mancini, ecco, o se apparteniamo a un'altra cultura. Una linea retta legata più o meno da un, come dire, approssimativo principio di causalità.
post hoc ergo propter hoc. Il rasoio di Occam ci spinge a dire, io non ho mai creduto molto al rasoio di Occam, che quando ci sono diverse ipotesi, la più probabile, la più facile, è quella che ha maggiore diritto ad essere scelta. Non mi va questa linea. Io non la vedo così. Sì, certo, sappiamo benissimo che il principio di causalità storica a un certo punto non funziona, e allora intervengono dei correttivi concettuali, e si parla per esempio del principio di Heisenberg, del principio di indeterminazione, si parla della casualità e dell'irrazionale che è nella storia, la quale a un certo punto viene disciplinata dal logos soltanto da parte di una riflessione, cioè da parte di una filosofia della storia. Ho l'impressione che la filosofia della storia in pochi casi possa essere applicata, è una disciplina che è sospetta fin dalla sua origine. Però ecco, è proprio la visione che non mi convince. Io la vedo in un altro modo, che probabilmente è sbagliato, ma quid est veritas, diceva un uomo, uno degli uomini più giusti e più onesti nella storia della civiltà occidentale, cioè Ponzio Pilato, no? È l'unica cosa che onestamente potesse dire, quid est verita, ma scherziamo, ma ci mancherebbe, la verità. La vedo come, la storia, come il risultato di un calcolo combinatorio degli n, e quindi presumibilmente infiniti elementi che entrano nel gioco. Ammettiamo che io mi riferisca soltanto alla prima fila lì alla mia sinistra guardando. Io vedo 5 persone. Quante possibilità hanno queste 5 persone di disporsi su quelle sedie? Che cosa ci dice la formula del calcolo combinatorio? Chi me la dice? Qualcuno me la dice? Se 5 è n, le possibilità sono n per n-1, in parentesi, per n-2, per n-3, eccetera, fino a, per parentesi, n-n-1. E quindi, in sostanza, sono 5 per 4 per 3 per 2 per 1. Quindi 5 per 4 20, 20 per 3 60, 60 per 2 120. Chi direbbe che queste 5 persone, che non hanno fatto male a nessuno, dovrebbero sottoporsi al tour de force di mettersi in 120 posizioni diverse su quelle 5 sedie per esaurire tutte le possibili combinazioni? Da non crederci, infatti a prima vista, no? Non ci si crede, ma invece è proprio così. E visto che si sta per parlare di musica, pensate soltanto a un gruppo limitatissimo di suoni. I suoni sono infiniti per definizione, poiché essendo i suoni dei rapporti matematici, i rapporti matematici evidentemente non hanno limite, sia come infiniti che come infinitesimi. Tra un suono, due suoni ravvicinatissimi, ci sarà sempre un suono che sia intermedio tra i due come numero di vibrazioni, solo che noi non lo avvertiamo, naturalmente lo sentiamo come una stonatura, una nota falsa, un violinista. Sugli strumenti a tastiera questo non è possibile, poiché sono già tarati. Gli strumenti a tastiera infatti sono coevi più o meno al temperamentum equabile, lo è certamente lo strumento principe, cioè il pianoforte. Si dice inventato nel 1712, ma da quando Tartini in Italia, Rameau in Francia e Bach, lo stesso Bach, in terra tedesca, intervennero proprio a favore del temperamento equabile, cioè ad una razionalizzazione e semplificazione degli intervalli musicali all'interno di un'ottava divisa in 12 intervalli assolutamente uguali, cioè in 12 semitoni, alcuni dei quali aggregati in due semitoni, cioè un tono, ecco, da allora il discorso è razionalizzato, no? Quindi noi possiamo dire semplicemente soltanto su uno strumento a tastiera, quindi già di per sé che ha spazzato via un'infinità di suoni intermedi, e questi poi sono limitati perché non ci sono quelli troppo gravi che noi non avvertiamo più come natura e poi non li avvertiamo neanche più,
e quelli troppo acuti, che noi non distinguiamo più proprio come qualità e poi non sentiamo più, lo sentono certi animali, 88, gli 88 tasti di un buon pianoforte, pensate che noi potremmo pensare, immaginare la possibilità di combinare questi 88 suoni tutti insieme, oppure a periodi, a episodi, ne nasce una infinita possibilità creativa. Naturalmente di tutte le aggregazioni possibili, soltanto alcune ci sembrano avere un significato, soltanto alcune ci colpiscono, soltanto alcune ci danno una vibrazione, no? Quando per esempio in un Lied di Schumann come Mondnacht si incomincia con dei bicordi di seconda maggiore e poi questi si allargano gradualmente a bicordi di terza minore e poi di terza maggiore, lì è veramente è l'origine del mondo, oppure là veramente è lo sbocciare della primavera, là veramente è l'inizio di un eros dopo un incontro che è stato un colpo di fulmine, cioè può essere tante cose, ma c'è un significato comune che è l'origine di qualcosa ed è un'origine bella, bella. Mentre se noi aggreghiamo un do a un fa diesis o un si a un fa naturale e creiamo un rapporto di tritono, cioè di diabolus in musica, qualcosa di sinistro, lì possiamo evocare delle sensazioni terribili, brutte, tragiche, volgari, oppure affascinante ma demoniache. Il tritono è il famoso diabolus in musica, no? Della musicologia occidentale nel Medioevo, ma è temuto anche in Cina, per esempio, no? Ho scoperto che in Cina, nella musicologia classica cinese, si evita il tritono, non lo si chiama tritono, naturalmente. Ecco, quindi nella storia c'è qualcosa di simile, se la storia in fondo somiglia un po' alla musica, se le vicende storiche somigliano ad una infinità di intervalli musicali o di accordi o di bicordi, ecco. Non sappiamo, non possiamo dire, ecco questa è una mala conclusione come sono arrivato, data l'enormità, l'immensità di questo cosmo che è la storia, non possiamo dire quando è cominciata qualcosa, quando è stato compiuto quell'atto che ha provocato una fatale svolta. Qual è nel nostro caso, nella nostra fattispecie, questa fatale svolta? Allora, rapidissimamente, con tocchi di pennello molto larghi, ma dico delle cose risapute. Nella fioritura della civiltà ellenico-ellenistico-romana e in sostanza pre-cristiana, l'Occidente ha prodotto una dottrina, una scienza e un pensiero filosofico e scientifico relativo al fenomeno chiamato musica, che non ha l'uguale sul pianeta. Credo di conoscere abbastanza bene le altre civiltà musicali, mi hanno sempre attratto, ma non ho mai trovato qualcosa di così profondo, di così elaborato. In genere si tratta di ammirare, per esempio, delle simbologie, dei tentativi di prendere, per esempio, in Estremo Oriente, la scala pentafonica musicale di sole 5 note e non le nostre 12, ecco, come una specie di schema della società. Questi 5 suoni corrispondono, come è noto, agli strati sociali della Cina classica, una specie di fa, una specie di suono intermedio tra il mi e il fa, un quarto di tono, insomma, sopra il mi, corrisponde alla dignità imperiale, la quinta, cioè il do, corrisponde alla dignità dei ministri, dei mandarin, e la quinta del do, cioè il sol, corrisponde alla dignità dei guerrieri, fondamento della potenza del celeste impero, la quinta, il re, corrisponde al lavoro operoso degli artigiani, dei contadini, eccetera, e finalmente la quinta di questa quinta, cioè corrisponde alla classe infima. Ecco, in questo modo ecco che l'impero è diviso in 5 caste, ma sappiamo che il pensiero cinese divide l'anno in 5 stagioni, primavera, estate, autunno, inverno e adesso, ha 5 punti cardinali, nord, sud, est, ovest e il centro, Chongqing vuol dire paese del centro,
corrotto poi questa parola, diventa Cina, corrotta in Occidente, Chongguo, Cina, eccetera. Però, ecco, un'evoluzione di pensiero musicale non c'è stata. Ci sono stati degli aggiustamenti, degli adattamenti, soprattutto, per esempio, per la civiltà musicale indiana, ci sono stati delle grandi innovazioni per quanto riguarda la costruzione degli strumenti musicali. E là, certamente, la creatività, la capacità di creare degli stili nel suonare questi difficilissimi strumenti musicali, ecco, è ammirevole. Ma il fatto che la musica si identifichi con un pensiero totale, che la musica sia in sostanza in Occidente per molte menti somme, come Platone, la filosofia per eccellenza, il fatto che si dica tranquillamente quello che oggi nessuno potrebbe dire, si farebbe ridere dietro, ossia che nessun uomo può governare una polis, cioè uno Stato, che nessun uomo può essere al vertice dei giudici e può giudicare in un processo, che nessun uomo può regolare l'andamento dei commerci. Abbiamo tre grandi settori del potere, no? Qui il potere reale economico, il potere istituzionale e poi il potere esecutivo, ecco, se non conosce perfettamente la musica. Possiamo dirlo questo a chi ci governa, al primo presidente della Corte di Cassazione, al presidente della Corte dei Conti, al generale della Guardia di Finanza? Ma direi che a un certo punto ci riterrebbero dei provocatori, quasi ci arresterebbero, ci denuncerebbero. Parliamo di cose serie, non stiamo scherzando qui. Ecco, invece sono cose serissime, quanto mai serie, poiché una lunghissima frequenza del mio modo di pensare in questo mio sgraziato e repellente corpo, che purtroppo la natura mi ha dato, mi induce a dire tranquillamente che ho avuto tempo sufficiente per capire che andare a fondo nella natura della musica significa veramente capire quello che altrimenti non si capisce, primo. Secondo, e questo è molto importante, la musica è un'energia. La sostanza della musica è energia ed è l'energia cosmica. Qui dovrei aprire un discorso che dura un corso accademico integrale e non ne ho naturalmente il tempo. Certo è che l'Occidente ha sviluppato tutto questo fino a un limite impensabile se pensiamo, per esempio, che nel mondo antico ci sono state povertà, epidemie, guerre fratricide fra le poleis, invasioni barbariche, ecco. Eppure il mondo antico è arrivato a un vertice straordinario e un fatto incontrovertibile che proprio nel momento in cui alcune intelligenze illuminate e capaci di approfondire all'inverosimile il problema, Marziano Capella, Macrobio, Boezio, si sono trovati a vivere nel momento in cui la loro civiltà crollava e in cui materialmente qualcuno li imbavagliava, ecco, può essere certamente un motivo di riflessione amarissima sugli brutti scherzi che la storia ci gioca. Il cristianesimo, l'avvento del cristianesimo, che si è trascinato dietro naturalmente poi un'altra religione orientale, cioè questo innesto di un pensiero escatologico orientale, non occidentale, che non fa parte delle radici d'Europa, che non fa parte delle radici d'Occidente, che è un corpo estraneo all'Europa e all'Occidente, fra le tante sue benemerenze, ha anche questa, quella di avere per alcuni secoli impedito l'esercizio della musica, di averla declassata, degradata, umiliata e considerata quasi un peccato. Il che ci fa capire che oggi noi abbiamo certe volte l'impressione di vivere in una maledetta macchina del tempo, quando pensiamo che, diciamo, da molte parti del pianeta, e qui non voglio entrare in un discorso, ecco, pericoloso, da molte parti del pianeta si preme verso l'Europa, verso l'Occidente, da parte di un pensiero, di un modo semplicistico naturalmente di vedere la realtà, la storia, per cui la musica è haram, è peccato. È peccato poiché distoglie dall'unica riflessione degna
dall'unico pensiero che può essere esercitato con dignità e con decoro, e che è il pensiero della nostra soggezione a Dio. D'altra parte, sia la censura della Chiesa nascente, della Chiesa, diciamo, dei teologi, no? Dei teologi, Firmico Materno, in un libro scritto verso il 346 d.C., cioè al tempo in cui erano al potere quegli infami assassini sadici che erano i figli di Costantino, cioè Costantino II, Costanzo II, quelli che fecero il carnaio, la strage al palazzo imperiale di Aquileia, sterminando tutto il ramo delle seconde nozze di Costanzo Cloro, lasciando che si salvasse soltanto uno, per fortuna, il bambino malato, che sarebbe stato Giuliano l'Apostata. Ed è un vero peccato che Giuliano l'Apostata non sia vissuto più a lungo, ecco perché la storia sarebbe stata molto migliore, molto diversa. Ecco, tutto questo in Firmico Materno si trova, detto a chiare lettere, Firmico Materno, in questo libro De Errore Profanarum Religionum, dichiara con parole incontrovertibili che anche i bambini devono essere massacrati, decapitati, mutilati per punizione se per caso ci si accorge che amano la musica, che frequentano la musica, che vogliono suonare uno strumento musicale. Bando assoluto alla musica. E che mi ricorda una frase che mi diceva qualche giorno fa Magdi Allam, voi sapete chi è naturalmente, che ricordava, evidentemente essendo un ex musulmano, queste cose le conosce perfettamente, una persona colta, che in una sura del Corano c'è un'espressione spaventosa che poi ho controllato, e cioè si dice che nelle orecchie di una bambina appena nata si dovrebbe versare piombo fuso per impedire che ella mai ascolti questa cosa dannata e infernale che è la musica. Non c'è dubbio che nel momento in cui questi estremismi di carattere fideistico e dogmatico diventano istituzione, cioè lungo l'istituzionalizzarsi della Chiesa in Occidente, chiamiamola Chiesa cattolica, ma unica, appunto cattolica in senso universale, le cose sono cambiate, poiché si è capito molto bene che la musica è energia, ma guarda, la musica è stata bandita in sostanza in quanto energia e quindi rivale di quell'altra energia che dovrebbe farci desiderare soltanto un'altra vita, un altro mondo. Però a un certo punto sì, è capito bene che la musica è comunque energia e che quindi la sua suggestione è fortissima e può essere esercitata anche per esempio per istigare, diciamo oggi, per istigare le Hitlerjugend a compiere le sue gesta di sterminio, ai canti potenti e direi suggestivi, indubbiamente nel senso peggiore della parola, della musica, di una certa musica, ecco. C'è stata quindi un'epoca nella quale la musica è ritornata e qui entra in gioco la considerazione che dà il concetto di Occidente in qualche modo isola e circoscrive il concetto di Italia. In tutto ciò che nel mondo precristiano si è fatto di meraviglioso nel pensiero ellenico, ellenistico, romano, per definire la musica, per propagarla, per permettere che esistesse, ecco, e pensiamo agli italici, li chiamiamo italici se non italiani, come Archita di Taranto, Aristosseno, ecco. Cioè la maggior parte dei grandi teorici di musica nel mondo antico erano nati nella Magna Grecia, quindi erano italici, quindi la nostra Italia, l'Italia mia, ecco, che è implicata in prima persona nella creazione di queste meraviglie del pensiero, in cui una matematica raffinatissima arrivata a approdata a obiettivi impensabili, ecco, dati i tempi e data la velocità con cui quel pensiero matematico, quel pitagorico, si sviluppò, arrivando per esempio alla grande crisi dell'incontro col numero irrazionale, no? Il rapporto tra la diagonale del quadrato e il lato del quadrato, radice quadrata di 2. Ecco, la crisi nata in seguito a questa scoperta all'interno dei pitagorici, l'episodio più o meno leggendario di Ippaso che commise la colpa di propagare questa verità tenuta rigorosamente nascosta. Più tardi, con la rinascita di un pensiero musicologico,
nel tardo Medioevo, con Philippe de Vitry, per esempio, ma in Italia con Zarlino, Glareano, Luca Pacioli, lo stesso Leonardo Fibonacci, che tutti i matematici conoscono, fu un matematico che si occupò professionalmente di musica, si scoprì che questi rapporti si trovano nella musica e che, per esempio, il rapporto tra la diagonale del quadrato e il lato del quadrato è radice quadrata di 2, esattamente come è radice quadrata di 2 il rapporto tra il fa diesis e il do, o tra il fa naturale e il si, o tra il sol diesis e il re, dovunque c'è l'intervallo di tritono, cioè il diabolus in musica. E quindi si scoprì che la struttura dell'universo, vista in senso matematico, è perfettamente parallela alla struttura dei suoni musicali e del fenomeno acustico che noi chiamiamo suono, anche perché in parallelo, proprio al tempo di Fibonacci e di Luca Pacioli, si elaborò l'idea di numerus aureus, che è un altro rapporto invece, è il rapporto per esempio tra il do e un suono molto vicino al la bemolle o al sol diesis nel sistema temperato, 1,618, altro numero irrazionale, cioè il rapporto di sezione aurea. Per cui si potrebbe dire che qui abbiamo anche in musica due suggelli, uno dei quali significa Lucifero, radice quadrata di 2, e l'altro significa Dio, è chiamato infatti divina proporzio, oltre che numerus aureus, e uno è un simbolo matematico di Dio e l'altro è un simbolo matematico del demonio. La radice quadrata di 2 è un simbolo matematico, se pensiamo alla diagonale del quadrato e al lato del quadrato, il numerus aureus, il rapporto di sezione aurea, è un simbolo divino, se pensiamo alla diagonale del pentagono regolare, per esempio, no? Dove ci sono i rapporti di sezione aurea e così via. Tutto questo è frutto di un pensiero musicologico, matematico-musicologico, che è in grandissima parte frutto di italiani, i quali possono essere a volte dei matematici, cioè delle persone che noi pensiamo, qualche volta anche, nemesi storica, ecclesiastici, no? Fra Luca Pacioli, per esempio, i quali nella loro cella godevano questa beata solitudo dello studio, ma potevano anche essere degli artisti militanti, come per esempio Filippo Brunelleschi. Filippo Brunelleschi, il grandissimo architetto, il creatore della cattedrale di Firenze, ideatore della meravigliosa cupola costruita secondo criteri di ingegneria assolutamente rivoluzionari, quando dovette inaugurare la cattedrale, domandò a Papa Eugenio IV se fosse possibile cercare anche una forma musicale di celebrazione. Il Papa, allora i Papi erano diversi. Oggi noi abbiamo avuto un Papa, oggi nel 2013, un Papa che è invitato a sentire il concerto che l'Orchestra Sinfonica della RAI, l'unica superstite, quella di Torino, diretta dal bravo direttore, da Valciuca, no? Bravissimo direttore, gli offriva, cioè la nona sinfonia di Beethoven, all'ultimo momento non ci andò senza neanche telefonare, quando gli fu telefonato, ma abbiamo già messo, c'è l'orchestra, la stiamo aspettando, abbiamo tre quarti d'ora di ritardo, questo Papa rispose, non ho tempo per queste frivolezze, per questi svaghi, per queste cosettine qui della musica, ho altre cose più importanti da fare, ecco, ma senza neanche avvertire prima, cioè veramente la musica. Ma allora i Papi invece erano consapevoli dell'importanza della musica, e come se erano consapevoli. E quindi il Papa invitò Brunelleschi a trovare il più grande compositore che esistesse nella cristianità e a farlo venire in Italia, farlo venire a Firenze per partecipare alla celebrazione di questa inaugurazione, e a un certo punto saggiamente fu scelto un fiammingo, un nome che fa tremare soltanto dirlo, Guillaume Dufay, erroneamente chiamato Dufay o Dufay, la pronuncia è quella quattrocentesca, no? Dufay, ecco, del franco fiammingo. Costui, un po' a piedi, un po' a dorso di mulo, un po' su qualche carriaggio così di fortuna, impiegò un mese per venire dalle Fiandre a Firenze, e allora Brunelleschi lo portò in giro per la cattedrale e gli fece conoscere le proporzioni della cattedrale.
se mettiamo insieme la lunghezza della navata centrale, no, scusate, l'altezza della cupola, la lunghezza della navata centrale, poi il transetto e quello che restava dopo il transetto, considerato come un elemento di cesura, veniva fuori un rapporto di 6-4-2-1. Guillaume Dufay prese nota, e in un soggiorno fiorentino neanche tanto lungo, egli compose un delizioso mottetto, il mottetto sulle parole Nuper Rosarum Flores, in cui l'entrata delle voci è scandito secondo lo stesso rapporto numerico. Quindi una cattedrale di suoni o un mottetto di pietra, no? Un perfetto parallelo tra queste due arti, in nome dell'unità, dell'energia di cui è fatto l'universo. Ho raccontato questa storia secondo quanto fu scritto dal primo Warren, dal primo studioso, dal primo musicologo che in qualche modo la scoprì, la fece venire alla luce tramite le lettere che si erano scambiati l'architetto e il compositore. E poi ci sono state altre versioni polemiche, molto polemiche, che io ho letto con grande attenzione, che ho ottenuto, che ho fotocopiato dalle varie riviste americane e australiane. In genere, vergognosamente, non c'è stato nessun musicologo italiano che è intervenuto in questa questione. Io, come primo, mi accuso di non essere intervenuto, ma insomma. Però insomma, indubbiamente ce n'era tanta scienza quanto bastava per capire almeno questo, che è meravigliosa l'esistenza di un rapporto tra un monumento illustre e una musica che lo celebra. A gloria di Dio, benissimo. Chi vuole credere che il sublime sia appunto questo concetto, no, non c'è dubbio che è la gloria di Dio. Io penso, senza per questo contrastare con una specie di ghigno luciferino, che il sublime è la musica, anzi, se dovessi dirla tutta, dirò che negli ultimi 2 anni ho incominciato a dire, trovando una formula giusta, addirittura quale sia secondo me la sostanza della musica, cioè l'ontologia della musica. Lo dico qui perché è la mia città e penso che a me fa molto piacere dirlo nella mia città, è la prima volta in cui a Gorizia io goriziano parlo di queste cose. Quindi benvengano. Penso che al di là del tempo-spazio, dello spazio-tempo, del cronotopo, al di là della situazione esistenziale in cui si trova l'esistente, quindi dopo il Big Bang, se l'energia è nata con il Big Bang, ecco, ammesso che, al di là di tutto questo, non prima, perché non c'è un prima, il tempo nasce col cosmo, col divenire, al di là, ecco, penso che esista un gigantesco logos matematico e che noi, al di qua, esclusi dal permesso di osare di pensare a che cosa sia al di là, forse percepiamo una remotissima eco di questo mysterium logico-matematico. E questa remotissima eco è l'eco lontana e parziale e minima di un'energia così incommensurabile che già essa di per sé, quest'eco, è un'energia incommensurabile e noi la chiamiamo musica. Ecco, ho cercato di definire in questo modo la musica. E allora in questo modo, ecco, scusatemi, ma io non ho bisogno di Dio, o meglio la musica è Dio. Ma perché no? Allora diciamo che la musica è Dio, ma cadono tutte le impalcature teologiche, le narrazioni, i raccontini, le devozioni, le madonnine che piangono, eccetera, le apparizioni, eccetera. È un modo, insomma, per non mentire a se stessi, non per potersi guardare allo specchio con una certa ecotranquillità, di non aver ingannato nessuno. L'Italia ha prodotto un'infinità di edifici destinati alla musica, che sono i più belli del mondo in assoluto, ha prodotto, inventato un'infinità di strumenti musicali. I nomi degli strumenti musicali sono in grandissima parte in tutto il mondo di origine italiana. Per semplificare le cose dico quali non lo sono: il tamburo, che deriva dal cinese tapula, che poi diventa il tambura indo-arabo e poi il tamburo, ecco.
l'oboe, la cui origine è controversa, qualcuno parla di hautbois, ma hautbois può essere invece un adattamento francese di una parola la cui origine è ancora veramente molto controversa, ma clarino, clarinetto, viella, viola, violone, violino, violoncello e poi naturalmente piano, pianoforte, eccetera. Sono parole che noi troviamo in tutte le lingue, o adattate o addirittura in italiano. Beethoven scriveva per esempio grosse sonate für das pianoforte, pianoforte in italiano, ecco, cioè sottolineava l'origine italiana degli strumenti, per non parlare appunto degli strumenti ad arco, a fiato. È inutile che io faccia la recensione, sono anche delle etimologie molto graziose, molto carine, eccetera. Ma io direi che c'è qualcosa di forse ancora più importante nel lessico dato dall'Italia al mondo della musica, ossia le forme musicali, sonata, sinfonia, trio, ecco. Per quartetto abbiamo una specie di condominio, le quatuor, ma già in tedesco quartett non è altro che un adattamento della parola italiana quartetto. Ecco, parole come suite, per esempio, fanno eccezione. Siamo onesti, diciamo che non tutto il lessico è musicale di origine italiana. Ma poi ci sono, per esempio, le indicazioni agogiche, crescendo, diminuendo, sforzando, e naturalmente le denominazioni di velocità dei tempi. Questo è un classico, no? Allegro, allegretto, eccetera, eccetera, adagio. Anche se a volte una annunciatrice della filodiffusione, che dovrebbe essere un canale colto, di fronte alla necessità di dire i tempi della prima sinfonia di Brahms, dovendo nominare l'ultimo tempo che incomincia con un adagio, no? Prima del grande tema, è rimasto un nastro che è sempre lo stesso. Fateci caso se ascoltate la filodiffusione, questa annunciatrice dice adagio, adagio, cioè lo fa in inglese, no? Tutto in inglese ormai, no? È famosa una lettera scritta al Radio Corriere negli anni 70 da un giovanotto, il quale scrisse: ma ho ascoltato un pezzo fortissimo che avete trasmesso voi, ma non so che roba è, non so se sia, quale complesso sia, no? Anche questo che ha scritto questa cosa, non so, si chiama adagio di un certo Alvin Honey, cioè Albinoni, no? Evidentemente, che poi sappiamo che non è di Albinoni ma è di Remo Giazzotto, eccetera, però resta naturalmente sempre questa specie di pudore nel dire che in fondo le belle cose sono state fatte in Italia. Ecco. Allora, di fronte a tutto questo, di fronte alla quantità enorme di divi, di cantanti, di strumentisti, no? Da quelli più rari, da quelle bestie rare che erano i castrati, come Farinelli, Porporino, eccetera, e di grandissimi cantanti divi all'opera, Rubini per esempio, no? Cioè Angelica Catalani che trionfò a New York, di cui parla Edgar Allan Poe come una specie di meraviglia discesa dal cielo ed era italiana, come dice il nome, eccetera. Noi ci troviamo oggi in una situazione in cui in Italia esiste una diffusissima e totale ignoranza di tutto ciò che è musica, non soltanto a livello di, io direi, di buzzurri, no? O di bulli di periferia romana, come è abbastanza ovvio, lo stesso varrebbe anche per altri paesi, ma a livello di poteri pubblici, l'ignoranza dei nostri successivi presidenti del Consiglio, uno dopo l'altro, eccetera, i quali parlando di grande musica indicano, beh, sapete chi, no? L'album dell'equipe, del gruppo, eccetera, no? E citano come grande poesia le parole di questi pezzi che sono in questi album, eccetera, non faccio nomi. Gli altri poteri, naturalmente, c'è per esempio un ex giudice che continua ad essere il giudice anche se adesso è in pausa, è un privilegio questo, e fa lo scrittore di gialli, no? Non faccio il nome, pugliese, riconoscibilissimo, il quale ha un suo eroe, come tutti gli autori di gialli c'è l'eroe, l'investigatore, no? Il detective, eccetera, il quale è una persona pensosa,
piantato dalla sua donna, si rifugia nell'ascolto di una musica importante, eccetera, e mette su un pezzo, mi pare, dei Dick Dick, ecco, cosa di questo. Cioè, l'orizzonte musicale di ciò che in Italia è dirigenziale è questo, ma c'è di peggio. Il mondo accademico, la grande maggioranza dei docenti universitari che si ha la possibilità di avvicinare, no? La grande maggioranza, anche di quelli particolarmente illustri, di narratori che vincono il premio Strega, il premio Campiello, ecco, il livello, l'orizzonte musicale non è altro se non questo. Ecco, ricordo una trasmissione radiofonica all'interno di un ciclo intitolato La musica nella mia vita, è costituito da interviste della durata di mezz'ora fatte a non musicisti ma personaggi della cultura, dell'alta cultura. E ricordo l'intervista fatta ad una notissima docente di diritto romano, non dico il nome, mi sono facendo in modo E.C., figlia di un noto grecista, eccetera, nella quale fu detto: la musica nella sua vita, nella mia vita no, perché io la musica non l'ho mai avvicinata molto, ma suo padre, grande grecista, no, più che altro amava le canzoni napoletane. Beh, ma allora proprio una musica che l'abbia colpita qualche volta, ma sì, c'è una musica che io ritengo sublime, che mi ha cambiato la vita, insomma, e cos'era? Un quartetto, un inno, un libro? No, era una canzone semplice, quelle cose semplici, ecco questo culto del semplice, no? Che è tipico dei cretini. Semplice, sì, beh, è semplice, no? È un eufemismo, dice semplice per dire questa cosa, no, ma come si chiamava? Non ce lo so, ah no, ecco, si chiamava Papaveri e Papere, ecco. Io ho registrato tutto, io registro tutto, quindi posso documentare tutto quello che dico, va bene? E chiunque mi voglia accusare, tutto documentato. E poi negli archivi RAI, fra l'altro, eccetera. Ma questo non è una colpa delle persone di cui sto parlando, no, sono vittime, così come sono vittime i giovani, i quali io insegno da qualche anno anche, così per giunta, faccio dei master allo IULM, che è l'Università di Lingue Moderne e di Comunicazione di Milano, un'università privata, piena di mezzi straordinari, eccetera. E ho dinanzi a me dei giovani già laureati di varia estrazione accademica, laureati, che aspirano ad impiegarsi in case discografiche o case musicali che pubblichino musica. Ma come faranno? Come fanno? E loro sanno questo, sanno quello che viene chiamata la grande musica e non hanno assolutamente, non soltanto alcuna conoscenza, ma non hanno nessun incentivo, nessun interesse, tranne qualcuno, a conoscere tutto questo, poiché viene ritenuto tutto questo assolutamente inutile al vivere, al lavorare. Perché? Perché uno degli elementi, ma adesso dirò quello che è l'elemento fondamentale, perché mi prendo tutti i 20 minuti, mi sono stati tolti, tutti, neanche uno in meno, mi dispiace. Scusate. Ci mancherebbe altro. Posso farlo? Sì. Benissimo. Dunque, esistono anche delle formule che nascono per errore dal nulla, poi si incistano, si concrescono, si diventano delle croste e poi non ce le togliamo più di dosso. Esempio, la musica di ieri e la musica di oggi. Risponde per esempio una giovane, una ragazzotta così, con gli auricolari, ecco. Ma sì, non mi piace, no, quella è la musica dei vecchi, la musica del passato, mi interessa. Non è vero, palesemente, perché quando ci si trova di fronte a dei giovani che abbiano studiato musica, ecco che la creatività meravigliosa dei giovani, che la loro meravigliosa energia, che la bellezza che c'è nei giovani, divampa. E allora è una gioia, una felicità. Io ho un'altra esperienza di questo tipo, parallela, e quindi è quella che mi dà una infinita felicità quando mi trovo di fronte a queste persone. Quindi, non c'entra. E viceversa, ci sono dei vecchi, degli anziani che hanno come orizzonte, del resto, diciamo, i dirigenti, i pubblici poteri di cui parlavo prima, non sono giovani, sono persone, anzi è una gerontocrazia, insomma, quasi sempre, e quello è il loro orizzonte. E l'altra è una questione di livello. Ecco, qui insisto, perché qualcuno potrà dirmi: ma allora è una questione di livello, è una questione axiologica. È una questione axiologica all'interno della scelta di ciascuno. Non c'è dubbio, non mi nascondo dietro un dito. Non nascondo che
ascoltare Arvo Pärt, parliamo di musica d'oggi, di oggi, Arvo Pärt mi manda in un cielo che non è il cielo cristiano, ma è quello neoplatonico, certamente, nel cielo di Plotino, nelle Ogdoadi, ecco, mi manda lassù. È ovvio che ascoltare la sonata opera 1 di Alban Berg mi induce a tagliarmi le vene, perché un'onda di infelicità potente, profonda, che è anche bellissima, mi investe. Lo stesso un preludio di Debussy come De Passio e la Neige, cioè non posso parlare con nessuno. Anzi, io di solito quando sento una musica molto bella di qualche giovane compositore, veramente devo dirgli è bella, dico mi hai fatto stare male, perché se non mi fai stare male non mi colpisce. Ecco. Quindi ammetto che se devo sentire invece non so, qualcosa di Lucio Dalla, con tutto il rispetto, Fabrizio De André, cioè, soprattutto quelli intermedi che si camuffano un po', che poi non sanno suonare, ma strimpellano il giro armonico di tonica, sottodominante, dominante, tonica, e allora fanno la ballata, siccome la musica sempre si ripete, allora è la ballata, eccetera. Mi dà fastidio, mi innervosisce proprio, non posso più. Così come, chiedo scusa, mi dispiace dirlo, ma devo dirlo, mi innervosisce. No, tutti conoscono le mie posizioni nei riguardi della religione cattolica, cristiana, sono libero di avere queste mie posizioni. Se mi capita di dover accompagnare una persona, mia moglie che è invalida, o un matrimonio, per esempio, quindi sono costretto ad ascoltare la musica che si fa in chiesa, sento una profonda infelicità e sento il desiderio di fuggire, mi tappo le orecchie, perché il peggio, queste lagne, no? Queste melense, sono il peggio del peggio, tanto più con la presunzione di essere qualcosa di sacro. Però, ripeto, guardate che non è questione axiologica, sarebbe presunzione da parte mia. Io posso benissimo sbagliare, io posso benissimo essere un pervertito, io, chiunque di noi, e avere uno schema, un organigramma di gusti che mi fa reagire in questo modo. Ma quello che è indubbio è che esiste un dislivello di significati. Una persona nobile, giusta, intelligente può dire: vi rivelo una cosa importante. Per esempio, non so, se un cardinale dice habemus Papam. Se è Nietzsche, se è lo Zarathustra di Nietzsche, è vi rivelo che Dio è morto. Sono cose importantissime, no? Vero o false non è importanza, ma sono importanti. Oppure può dire buongiorno, oppure mi dia un biglietto per l'autobus. Allora, il suo linguaggio è, nei primi casi, pieno di significato. Nel secondo caso è appena appena una forma fatica, interlocutoria, che vuol dire io ci sono. E quindi così è la musica, la quale può avere il massimo dei significati. Io la chiamo non musica classica, che è un'espressione che detesto, che è fuorviante, che porta fuori strada, che è soltanto un periodo storico, musica forte. E poi c'è un estremo opposto, quello di una musica che non ha assolutamente significato, che ha significato zero, grado zero, che io chiamo musica debole. E in mezzo c'è un'infinita sfumatura di n possibilità di significato. E lungo questa gamma, che è infinitesima oltre che infinita, noi abbiamo da un lato la felicità, dall'altro anche il dovere o il piacere di percorrerla da cima a fondo, di fare le nostre scelte, di esercitare il nostro giudizio, e questo ci dà una straordinaria felicità intellettuale, senza demonizzare assolutamente nulla, e poi di dire quali sono le nostre preferenze, purché la struttura della cosa pubblica, l'impiego delle risorse, sia equo e non sia tutto a favore di chi già ha un audience dovuto alla sua banalità, alla sua semplicità, cioè enorme, e chi invece ha un audience ristrettissima per il fatto che manca un'educazione musicale, eccetera, eccetera. Ma arrivo all'ultima considerazione e spero di svolgerla discretamente bene. Un elemento fondamentale, uno di quegli elementi che hanno fatto fare alla questione una svolta negativa, e cioè la fine dell'educazione musicale, l'impossibilità di un'educazione musicale,
è stata dovuta nel 1861 alla presenza del primo ministro della pubblica istruzione Francesco De Santis. Francesco De Santis era un uomo di grande intelligenza, ma partì da un principio neo-hegeliano, dal principio cioè che trovò negli scritti di quel filosofo che lui aveva letto attentamente, soprattutto durante la sua carcerazione a Castel dell'Ovo, a Napoli, prima di andare in esilio a Zurigo, in cui Hegel ribadiva l'idea che la musica sia un'arte che non ha alcun significato. E allora io vorrei darvi anche un esempio reale. E senta, lasciamo stare le prime sei tracce, sentiremo soltanto la numero 7. Francesco De Santis, dopo essere stato ministro prima nel 1861 e poi nel 65 per qualche mese, qualche anno dopo, all'inizio, alla fine degli anni 70, raccontava in un suo scritto che si trova nel volume La scuola democratica, Mazzini, La scuola democratica, il terzo volume di La letteratura della Nuova Italia, in cui parlava di Dante Gabriele Rossetti e svalutava la qualità della poesia di Dante Gabriele Rossetti dicendo che era, tutto sommato, uno scrittore abbastanza mediocre. Mi sembra, diceva De Santis, quello che ho ascoltato in un concerto recente che sono andato a sentire, suonava un pianista di una certa fama, Alfonso Rendano. Alfonso Rendano, che era nato nel 1866 e morto nel 1931, era un pianista e compositore calabrese di grandissima qualità, che è veramente un peccato che non venga eseguito come merita, autore anche di opere teatrali di grandissima bellezza e di fortissima drammaturgia musicale, non so perché, è uno dei migliori compositori italiani dell'epoca dell'Unità d'Italia. E dice, suonava un pezzo dello Schumann, è evidente che stava suonando le Waltz-Szenen, opera 82, le scene della foresta. E a un certo punto, senza nominare il pezzo, ma noi lo riconosciamo subito, dice, c'è poi un pezzo stranissimo che non ha nessun significato. È un pezzo in cui il pianoforte va su e poi va giù, e poi va su e poi va giù. Ma che cosa significa tutto questo? Poi non si conclude neanche. Ora, questo pezzo è indubbiamente Der Vogel als Prophet, il numero 7 della suite, della deliziosa suite pianistica, e allora proviamo ad ascoltarlo da cima a fondo. Possiamo interrompere qui perché ce n'è quanto basta. Proprio ho interrotto in questa parte centrale, poi c'è la ripresa di quel moto ascendente discendente che è unico nella storia del pianoforte, tra l'altro. Cioè, questo che stiamo sentendo adesso è una specie di corale molto, diciamo, molto normale, no? Molto un coronale alla un Mendelssohn memory di Bach. Ecco, è un doppio omaggio che il raffinatissimo Schumann sta facendo sia a Bach sia al suo amico Mendelssohn, che era morto da qualche tempo. Giusto? Mi sentite? Sì. Sentite uno strano distacco qui.
Ora, De Santis non ha capito evidentemente il significato straordinariamente simbolico di questo pezzo in cui il moto ascendente del pianoforte ogni volta urta contro delle terribili dissonanze. È come se ogni volta tentasse di superare queste dissonanze e finalmente alla fine le supera e allora scende. E poi c'è questo intermezzo che è l'espressione di questo corale, come se lì fosse il cielo. Sì, l'uccello profeta è evidentemente un personaggio simbolico di quelli tipicamente schumaniani, cioè una figura di natura che ci parla del destino dell'universo, cioè il destino dell'universo è quello di crescere, finire e poi finisce con un accordo indeciso, cioè non c'è la soluzione, non sappiamo come l'universo finirà. E in mezzo c'è la normalità, cioè quella specie di corale che saremmo noi, sarebbe la società organizzata, una città, uno stato, una famiglia, e al di sopra c'è questo mondo incredibile che noi non vediamo, che è sopra di noi, ma che Schumann vedeva. E De Santis, così fine nel leggere i canti dell'inferno dantesco, non ha capito nulla di tutto questo. Ma perché non ha capito nulla? Da un lato, per la sua formazione hegeliana, kantiano-hegeliana, Kant diceva cose ancora più terribili che Hegel, cioè la musica non è un'arte, è soltanto un intrattenimento frivolo. È un uomo di un'intelligenza eccezionale, naturalmente, che però non capiva niente di musica. In Italia la musica non si è mai più studiata in generale, è stata confinata nelle scuole specialistiche, dove praticamente è diventata il museo, no? Perché quando qualcosa è confinata nell'istituto di lingua orientale dove si studia il sanscrito, per esempio il tocario, non circola, no, come sangue nella cultura diffusa. Così è successo, unico paese del mondo occidentale, non solo occidentale, ma del mondo occidentalizzato, civilizzato, in Cina, in Giappone, in India, in Corea del Sud, ecco, la musica si studia fin dall'origine e produce questa società degli straordinari strumentisti, compositori, direttori d'orchestra, lo sappiamo benissimo, anche noi li produciamo, malgrado tutto, ma evidentemente in Italia c'è qualcosa di eroico che ci permette di combattere queste, contro queste condizioni perdenti in partenza. Qual è stata la motivazione che De Santis, in un suo discorso parlamentare tenuto nell'aprile, 13 aprile del 1861, quindi meno di un mese dopo l'Unità d'Italia, 17 marzo 1861, come sapete, Parlamento subalpino a Torino, fu questo, di presentò la sua riforma della scuola. Doveva appiccicare, mettere insieme tutti i pezzettini dei vecchi stati andati in polvere, cioè il Lombardo-Veneto, un pezzettino di Stato Pontificio che ancora sopravviveva intorno a Roma, dei ducati, del Granducato di Toscana, dello Stato Borbonico, e creando un liceo, come lui lo chiamò, che fu l'unica scuola secondaria concepita da De Santis. Questo liceo era modellato su quello napoleonico con delle correzioni intelligenti e in realtà era un organismo molto vicino alla perfezione, soltanto che tra le discipline contemplate non trovò posto la musica. Nel suo discorso parlamentare lui motivò questa esclusione. In generale disse: caldeggio e voglio che siano escluse, secondo la mia visione della scuola, tutte le discipline, quella moltitudine di discipline frivole, di puro intrattenimento, che non promettono bene per la formazione dei giovani italiani di domani, che devono essere virili, disposti al senso del dovere, difensori del diritto altrui, tutte cose meravigliose, soltanto che nella fattispecie almeno una di queste discipline non doveva essere bandita. Infatti quelle che lui nomina degne di essere eliminate, dice, si scrive una specie di climax, cioè di crescendo, no? Climax, non climax, come dicono i nostri uomini politici, che lo mettono al maschile mentre femminile e danno il significato di culmine, no? È il processo. Quindi tre errori in uno, dicono come al vertice del climax, no, durante il processo di avvicinamento, no? Durante la climax, va bene. Detto questo, ho fatto la mia abbonazione quotidiana. Dunque, appunto, il climax, la climax dice: e basta,
dice De Santis, basta con queste discipline per educande, basta con queste discipline per signorine di buona famiglia, basta con il ricamo, basta con il ballo, basta con la musica. Fino al ricambio al ballo io posso essere perfettamente d'accordo, ecco, che non si devono insegnare a scuola in un liceo, perché sono cose degnissime, ma vanno apprese in altro modo. E la musica c'è lo scivolone. È incredibile, quando io prima parlavo di questa piccola sporta, di questa deviazione della caviglia, no? Di questa piccola eventualità che ci porta verso una svolta irreversibile, parlo soprattutto di questo. Per tutto il lungo periodo, sì, grazie, dobbiamo terminare, un attimo, finisco, ancora un minuto, per tutto il lungo periodo che ci separa dal 1861 ad oggi, la musica non è stata più studiata. Ora, perché quando io vado in un teatro d'opera, vado alla Scala, per esempio, non lasciamo stare i concerti sinfonici, e vado sempre a salutare qualche strumentista, l'orchestra della Scala è piena di persone giovani, di strumentisti giovani, giovanissimi, e vedo queste bellissime chiome bionde, brune, code di cavallo, bellissime ragazze con i capelli lisci giù, eccetera, bellissime facce meravigliose, eccetera, li saluto e poi torno al mio posto e mi volto verso la platea e lì vedo una marea di teste calve, canute, grigie, spelacchiate, rugose, di donne eleganti, mogli di magnati della finanza, tutte con le gambe storte, le vene varicose, eccetera. Mi domando: ma dove sono? Quale sarà il pubblico di domani? Probabilmente non ci sarà un pubblico di domani e probabilmente è possibile che, grazie anche a un mutamento antropologico prevedibile, non ci sia più la musica e che si trovi qualche marchingegno per poter dire che la musica in fondo è contraria all'educazione civica, che è una frivolezza, che dobbiamo dedicare le nostre energie ad altre cose più concrete, più sostanziali. Sappiamo benissimo come si possa declinare questo discorso. E allora, poiché è compito di chiunque osservi una situazione problematica cercare di proporre una soluzione, e io vi dirò che una soluzione io la propongo da 30 anni con voce stentorea, la scrivo da tutte le parti, mando lettere, faccio petizioni, raccolgo persone, eccetera, ma inascoltato, completamente inascoltato. Vediamo di fare uno sforzo e di farci ascoltare, cioè l'introduzione, la reintroduzione dello studio della musica come disciplina curricolare in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Sarebbe fra l'altro una introduzione... Ma non c'è stato un solo, poi mi alzo, così sono contenti, non c'è stato un solo governo fra quelli che noi conosciamo a nostra memoria che abbia mai avuto la minima idea di, sì, gli aggiustamenti, la sezione musicale delle scuole medie, cioè stupidaggine, evidentemente un modo per non dire delle preterizioni, io dico che non, ecco, tutto qui, ecco, cerchiamo di fare in modo, facciamo in modo che nell'orizzonte della nostra esistenza si possa assistere almeno ad una prima mossa verso questa novità, che sarebbe poi a costo zero, perché introdurre un'ora di insegnamento alla settimana potrebbe essere compensato dall'abolizione di due insegnamenti assolutamente inutili. Anzi, uno è inutile e l'altro addirittura illecito e illegittimo e anticostituzionale, educazione fisica e religione. Non è una provocazione. L'educazione fisica i giovani la compiono in palestra, se ne infischiano di quel cattivo locale impolverato che semina microbi, in cui devono vestirsi, spogliarsi per fare 20 minuti sì e no di corsettina. Ecco, è soltanto un tributo alla frase fatta, no, al luogo comune. Per quanto conta l'ora di religione, in uno stato laico non ci deve essere un insegnamento pubblico della religione, punto e basta. Ecco, questa è la mia proposta. Buongiorno.